Ci troviamo presso la sede del gruppo Alpini di Caselle Torinese e questa sera, mentre godiamo appunto dell'ospitalità calorosa e sempre grande e sempre di grande disponibilità appunto del gruppo Alpini di Caselle, ci troviamo qui per promuovere un progetto di grande importanza per la comunità del nostro territorio, non solo di Caselle ma anche di comuni limitrofi. Ci troviamo infatti qui per rilanciare il progetto dell'acquisto del nuovo mezzo per il distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Caselle Torinese. Un progetto molto ambizioso ma di straordinaria importanza appunto per tutelare la sicurezza dei nostri territori, delle nostre case, delle aziende del nostro territorio. Per illustrare questo progetto chiediamo al presidente Stefano Sergnese, presidente dell'Associazione Guardia Fuoco di Caselle, di illustrare appunto questo progetto, questa iniziativa. Ringrazio anch'io questa sera gli Alpini per l'ospitalità che spesso e volentieri ci danno, per tutte le persone che sono intervenute questa sera. Niente, il progetto siamo partiti un annetto fa con un'idea, con un sogno, adesso siamo arrivati a pochi giorni fa che il sogno si sta realizzando. Siamo stati la scorsa settimana a Brescia, dove c'è la ditta che ci allestirà il nostro mezzo, per vedere proprio in carne e ossa il telaio dell'automezzo che è stato acquistato con un primo versamento di 40.000 euro che sono arrivati da privati, da aziende e dai comuni a questa azienda che ci ha recuperato il mezzo per poi allestirlo. Adesso contiamo nei prossimi giorni di contattare le aziende del territorio anche con l'aiuto dei sindaci di Borgaro, Caselle, Leini e Mappano per recuperare i fondi restanti alla realizzazione del mezzo. Il mezzo in sé costa circa 180.000 euro, contiamo che il mezzo è senza attrezzatura in quanto ci è già stata donata negli anni scorsi con delle donazioni da privati o da dei comuni, se no la cifra non rientrerebbe nei 300.000 euro. Ecco, quindi appunto un sogno che sta diventando realtà e mese dopo mese. Ricordiamo che il distaccamento di Caselle Torinese dei Vigili del Fuoco Volontari copre non solo Caselle ma appunto anche Borgaro, anche Leini e Mappano, quindi un territorio che comprende circa 50.000 abitanti con migliaia tra abitazioni private, aziende agricole, di imprenditori, quindi un territorio molto variegato che richiede una presenza sul territorio di straordinaria importanza. Ringrazio il gruppo Alpini per l'ospitalità, per questa iniziativa lodevole, l'Associazione Guardia Fuoco che sta promuovendo questo progetto, i sostenitori di questo progetto, quindi dagli imprenditori alle amministrazioni comunali che ha citato anche Luca, quindi Borgaro, Caselle, Leini, Mappano, che sono il territorio di competenza del distaccamento di Caselle, territorio che appunto copre i quattro comuni che si aggirano sui 50.000 abitanti. Ad oggi il distaccamento è sprovvisto dell'autopompa in quanto non è più riparabile quella che avevamo fino a dicembre scorso. Stiamo coprendo il territorio con un polisoccorso e con una campagnola allestita da modulo boschivo con un totale di 800 litri di acqua a bordo. Quindi siamo sicuramente questa iniziativa ci porterà a ripristinare il livello di acqua che l'autopompa trasporterà, quindi arriveremo a riavere i 3.000 litri e quindi potremo affrontare anche gli incendi in modo migliore rispetto a quello che stiamo facendo adesso. E per il resto veramente grazie per il sostegno che sia le amministrazioni, l'Associazione Guardia Fuoco, gli Alpini e tutti i vari benefattori stanno dimostrando in questo progetto. Grazie. Quindi un impegno corale è su questo progetto ambizioso che vede coinvolti in prima battuta i volontari del distaccamento Vigili del Fuoco Volontari di Caselle, ma vede coinvolte appunto le amministrazioni comunali, gli imprenditori del territorio che si stanno attivando per promuovere anche al loro interno una raccolta fondi e poi ricordiamo che sono ovviamente ben accette e auspicate anche le collaborazioni da parte di tanti privati, anche i singoli privati cittadini, proprio perché è un impegno che deve essere corale di tutta una comunità
comunità. Lo slogan potrebbe proprio essere di aiutare i vigili del fuoco volontari ad aiutarci, per cui diamoci una mano reciprocamente. Sappiamo bene come avere la presenza di un distaccamento di vigili del fuoco sul territorio può fare veramente la differenza nei casi di emergenze e di urgenze. Quindi veramente un appello accorato affinché tutti facciano la loro parte, associazioni, imprenditori, privati cittadini, le istituzioni, in modo che questo sogno a breve possa realizzarsi e quindi il distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Caselle possa utilizzare un nuovo mezzo da qui a pochi mesi. Grazie a tutti.